Sì, certo. Te hai sempre parlato tanto. È una soluzione? No, ma io stiamo parlando di un problema che non è che va rimandato domani o dopodomani. Io so che tu sei, siamo nella commissione agraria, abbiamo tante volte discusso e avendo atto anche che proprio dalla sede del tuo partito non facevamo gli incontri per chiedere la privatizzazione, per chiedere che non venisse privatizzata, facevamo gli incontri per mettere giù il piano industriale e la proposta degli allevatori. Quello facevamo da te, però al di là degli incontri fatti da te, della disponibilità, al di là delle chiacchiere, domani qual è la soluzione? Perché non è che si tratta di, chiaramente se vogliamo mettere giù le cose per farci applaudire, possiamo dirle tante, no? Se sei bravo anche a spiegare le cose. Cioè, per favore, ripeti la soluzione che non l'ho capita, non l'ho ancora capita, detto sono mesi che non capisco, dammi la soluzione, io sono preoccupato per il settore lattiero caseario, io sono preoccupato per il settore che sparisce. Allora, se tu hai una soluzione per domani, dove comunque noi abbiamo una garanzia di continuità del settore, abbiamo una garanzia, tu parli di un bilancio inattivo, tu ti dimentichi il fatto che mancano 1.800.000 euro di investimenti in quell'azienda e quindi non sono stati fatti gli ammortamenti per poter arrivare ad avere la disponibilità economica. Cioè, questi soldi, adesso questi soldi, chi li tira fuori? Posso rispondere? Non vuole la possibilità, No. Allora, ci vogliono i soldi, ci vuole le persone che siano la soluzione del problema, la prima cosa che bisogna fare per non mettere 16 dipendenti, ripeto, sotto la comunicazione che costano 700.000 euro, se quelli sono risparmiati si prendono i dipendenti, i produttori, gli agricoltori e si dice, e gli operai, voi dovete fare una cooperativa, se no rischiate il vostro posto di lavoro, lo Stato vi mette a disposizione lo stabile, ok? Voi però dovete cominciare a viaggiare con le vostre gambe. Sono tutti presenti, possono rispondere da soli, se lo vogliono fare, mi è stato chiesto, è fattibile. Sono tutti presenti, sì. tu stai producendo la tua proposta, la soluzione. Vediamo se è fattibile. Soluzione per fare un bando trasparente con le condizioni messe prima dove tutti possano partecipare, non che vieni te col tuo imprenditore e il segretario di Stato a fare un bando di selezione ad hoc con tutte le contrattazioni già previste che saranno vantaggio per lui, perché lui ci vuole con l'equità minimo, ti ripeto, 600.000 euro all'anno per tutti gli anni giocando per la dimensione sopra l'amministrazione, più 1.000.000 rosa di colla bianca, con quei soldi lì sono tutti uguali con gli imprenditori, se vuoi la prendo anche io.